Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 27 maggio 1922. Stavo pensando tra me, se è così grande un atto fatto nel suo volere, quanti, ahimè, non me ne faccio sfuggire? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. Il preventivo è quello quando l'anima, dal primo sorgere del giorno, fissa la sua volontà nella mia e si decide e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere. Previene tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel mio volere. Con la volontà preventiva il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i tuoi atti, come dentro ad un solo atto. E questo supplisce all'atto attuale. Ma però l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato dai modi umani, dalla volontà propria, dalla stima, dalla trascuratezza ed altro, che sono come nubi innanzi al sole, che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra. Invece l'atto attuale non è soggetto a nubi, ma a virtù di diradare le nubi se ci sono, e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. Però tutti e due sono necessari. Il preventivo dà la mano, dispone e forma il piano all'attuale. L'attuale conserva ed allarga il piano del preventivo. 1 giugno 1922.
Trovandomi nel solito mio stato, stavo seguendo le ore della passione del mio dolce Gesù, specie quando fu presentato a Pilato, il quale gli domandò qual era il suo regno, e il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: «Figlia mia, fu la prima volta nella mia vita terrena che ebbi a che fare con un preside gentile, il quale mi domandò qual era il mio regno, ed io gli risposi: il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse, migliaia di legioni di angeli mi difenderebbero. Ma con ciò aprivo ai gentili il mio regno e comunicavo loro le mie celesti dottrine, tanto che Pilato mi domandò: come? Re sei tu? Ed io subito gli risposi: re io sono, e sono venuto nel mondo ad insegnare la verità. Con ciò io volevo farmi via nella mente di lui per farmi conoscere, tanto che, come colpito, mi domandò: che cos'è la verità? Ma non aspettò la mia risposta, non ebbi il bene di farmi capire. Gli avrei detto: la verità sono io, tutto in me è verità. Verità è la mia pazienza in mezzo a tanti insulti. Verità è il mio sguardo dolce fra tante derisioni, calunnie, disprezzi. Verità sono i miei modi affabili, attraenti, in mezzo a tanti nemici, che mentre loro mi odiano, io li amo, e mentre vogliono darmi la morte, io voglio abbracciarli e dar loro la vita. Verità sono le mie parole dignitose e piene di sapienza celeste. Tutto in me è verità. La verità è più che sole maestoso, che per quanto si voglia calpestare, sorge più bello, più luminoso da far vergogna agli stessi nemici e da atterrarli innanzi ai suoi stessi piedi. Pilato mi domandò con sincerità d'animo, ed io fui pronto a rispondergli. Invece Erode mi domandò con malignità e per curiosarmi, ed io non risposi. Sicché a chi vuole sapere le cose sante con sincerità, io mi rivelo più di quello che si vuole. Invece, a chi vuole saperle con malignità e per curiosarle, io mi nascondo. E mentre loro si vogliono far beffe di me, io confondo loro e mi faccio beffe di loro. Ma siccome la mia persona portava con sé la verità, anche innanzi ad Erode fece il suo ufficio. Il mio silenzio alle domande tempestose di Erode, il mio sguardo modesto, l'aria tutta piena di dolcezza, di dignità, di nobiltà della mia stessa persona, erano tutte verità e verità operanti. Il primo dei due brani che abbiamo ascoltato è un passaggio assolutamente fondamentale, che è quello che, dove Gesù distingue, insegna che cos'è l'atto preventivo e che cos'è l'atto attuale, che sono due, come dire, orizzonti assolutamente imprescindibili, ecco, due anche operazioni imprescindibili per chi vuole vivere nella divina volontà. L'atto preventivo, di cui penso che si sa che esiste una formula fatta molto bene, molto estesa, nei vari testi di preghiere che circolano anche sul web sulla divina volontà, e che serve a portare tutti i nostri atti della giornata, guardandoli più o meno tutti, il testo è veramente completo se uno lo legge con attenzione, compresi gli atti inconsapevoli, compresi gli atti inconsci, quelli volontari, il camminare, lo scrivere, il leggere, il mangiare, c'è tutto, c'è nell'atto preventivo, diciamo, nella sua sostanza. Quello va fatto all'inizio della giornata, perché si mettono così al sicuro tutti gli atti che noi faremo, anche purtroppo quando, qui l'occasione contingente con cui, in base alla quale Gesù parla di questa cosa a Luisa, è che dice: ma tu mi dici che gli atti sono della tua volontà sono così importanti, chi lo sa quanti me ne faccio scappare? Ecco, sì, è vero, chi lo sa quanti me ne faccio scappare, ma facciamo in modo di farne scappare il meno possibile. Ecco, questo è il
è il senso, no? Questo atto ricopre tutti. Ecco, se uno lo guarda e viene divina volontà ad abbracciare tutto quello che vuoi che oggi io faccia, tutto, quindi si dice già, no? E poi a pensare nella mia mente, a circolare nel mio sangue, a guardare nei miei occhi, quanti sguardi facciamo dalla mattina alla sera, no? Ad ascoltare nelle mie orecchie quante cose udiamo, a parlare nella mia voce, a respirare nel mio respiro, a palpitare nel mio cuore, a muoverti nel mio moto. Quindi qualunque movimento facciamo, fosse anche girare la testa da qualche parte, non so, alzare la mano, camminare, quanti palpiti del cuore faremo in un giorno, no? Qui uno si può divertire, se un battito cardiaco medio sono 60 battiti al minuto, deve fare 60 battiti per 60 secondi, cioè per 60 minuti fa un'ora, e poi quell'ora va moltiplicata per 24. Sono tanti, perché 3600 moltiplicato per 24 sono circa 700, 7500 battiti di fina volontà, insomma, fatti con il battito cardiaco. Stessa cosa vale per il respiro. E quante volte inspiriamo e espiriamo durante la giornata? Abbastanza. Quanti passi facciamo? Adesso i nostri moderni smartphone, iPad, smartwatch, eccetera, hanno i contapassi, no? Quindi uno la sera si può divertire. Hai fatto 14.700 passi. Bene, 14.700 passi nella divina volontà. Più 7.200, siamo già a 21.000, insomma, no? Quindi circa. Poi nel mio scrivere, poi nel mio leggere, ecco le cose che leggiamo, se scriviamo qualcosa, anche attenzione per lo scrivere, oggi chiaramente ci mettiamo l'intenzione che vale anche la digitazione alle tastiere, perché oggi scrivere a mano è una cosa un pochino rara, quindi è chiaro che si intende la digitazione, ad operare nelle mie mani. Pensiamo chi fa i lavori manuali, insomma, no? E i nostri cari artigiani, operai, mulatori, che hanno molto da lavorare con le mani, no? A soffrire nel mio soffrire, a offrire nel mio offrire, no? E è bellissimo l'atto preventivo. Ecco, questo che significa? Significa che fatto questo, anche se noi non ci pensiamo durante la giornata, perché penso che abbiamo capito, cioè la vita nella divina volontà richiede degli atti volontari con cui noi facciamo nostra o chiamiamo tra noi ad operare la volontà divina. Fatti gli atti, prodotti gli effetti. Certo, Gesù poi parla dell'atto attuale, perché che cosa succede, no? Oltre che le distrazioni, le nuvole, eccetera, eccetera, bisogna anche metterci l'attenzione, perché se io, adesso mi si perdona l'esempio, no? Guardo un'immagine impura durante la giornata, Dio non voglia, certamente quel guardare l'immagine impura, almeno per quanto mi riguarda, non credo proprio, insomma, che sia un atto portabile nella divina volontà, quindi quell'atto non ci entra nella divina volontà, anzi mi ci fa uscire. Ecco, quindi invece l'attenzione che si deve avere comunque durante la giornata è fare in modo di non uscire in nessun modo dalla divina volontà con quello che facciamo, e rinnovare, ravvivare i frutti dell'atto preventivo, e scegliendo delle azioni quando certamente ci riusciamo, quando ci ricordiamo, e più lo facciamo meglio è, anche se questo non deve far venire il patema, e portare quanti più atti possibili nella divina volontà, quindi quando mangiamo, quando beviamo, quando lavoriamo, quando incontriamo una persona, quando parliamo con qualcuno, quando dobbiamo fare una cosa importante, sono tante, insomma, le circostanze in cui, ecco, poi oltre a questo ci sono i giri, le fusioni, quindi è una bella vita densa, insomma, la vita intensa, ecco, più che densa, la vita nella divina volontà. Questo per quanto riguarda. Quindi su queste cose bisogna essere seri e attenti, cioè non si fanno una volta ogni quando mi ricordo, l'atto preventivo si fa tutte le mattine, ecco, subito poi, non bisogna aspettare un'ora, ecco, adesso non dico, insomma, se uno deve alzarsi e deve un attimo andare
a espletare qualche urgente funzione fisiologica, insomma, non c'è bisogno di farsi prendere, insomma, il patema, no? Però certamente va fatto subito, non va fatto un'ora dopo che uno si è alzato. Prima si fa e meglio è. E gli atti attuali, più se ne fanno e meglio è. Ecco, poi è bellissimo l'excursus di Gesù, stupendo, bellissimo, meraviglioso, sul colloquio con Pilato e su quello simile ma speculare per altri aspetti con Erode. E qui Gesù, oltre che insegnarci tante belle cose, e le vedremo adesso, ci metteremo brevemente, ci dà anche però uno stile, un esempio, perché se è verità, come lo è, il suo sguardo dolce fra tante derisioni, caluni e disprezzi, è chiaro che noi che siamo testimoni della verità, siamo tutti quanti cresimati, quando è che siamo veri testimoni della verità? Gesù diceva in senso molto forte: chi ha visto me ha visto il Padre. Lo diceva in senso molto forte, insomma, perché lui è il figlio unigenito, insomma, del Padre. Veramente, chi ha visto lui, anche attraverso il velo della sua umanità, ha visto il Padre, no? Ecco. Quindi, ma chi vede noi deve vedere Gesù, certamente non nello stesso senso fortissimo in cui Gesù lo riferiva al Padre, ma non può essere che il nostro Maestro e Signore, nella cui volontà vogliamo vivere, d'accordo? Nella cui volontà vogliamo vivere, ecco sempre quell'altro aspetto della vita nella divina volontà che deve essere sempre evidenziato, perché non basta fare l'atto preventivo e l'atto attuale, questo sono importantissimi, ma non sono sufficienti. Cioè, se io mi insultano e non ho pazienza, qui è bellissimo vedere la risposta che Gesù avrebbe dato a Pilato, che non gli ha dato tempo di dirla, non aspettò la mia risposta. È andato di corsa, poi è uscito, quando ha visto alcune cose, dice: no, io non trovo nessuna colpa, fermasse in altri 5 minuti. Perché ha fatto la domanda, anche questo atteggiamento, no? E non ha dato poi al Signore la possibilità di rispondere, quindi anche noi quando abbiamo qualche domanda da fare al Signore, aspetta, cioè, uno chiede: dammi discernimento, dammi la luce per decidere questa cosa, e poi la fa, prima ancora che arrivi la luce, che è richiesta a fare la luce al Signore. No, aspetta un attimo, calma, d'accordo? Se mi insultano non sono paziente, San Paolo direbbe che giova, anzi San Giacomo che fa con tanta quella digressione: se ho la fede e non ho le opere, che giova, no? Verità il mio dolce sguardo fra tante derisioni, calunnie e disprezzi. Cioè, per esempio, dalla nostra esistenza, dalla nostra vita, gli sguardi torvi, gli sguardi cattivi, gli sguardi arrabbiati, gli sguardi accigliati, gli sguardi sdegnati, gli sguardi di sufficienza, gli sguardi ironici, gli sguardi di disprezzo, c'è un bel repertorio, ma dovrebbero sparire. E anche nei confronti di chi ci insulta, no? O di chi ci disprezza, in faccia, ci deride. Che facciamo noi? Dice: non ho risposto. Ma lo sguardo? Perché il nostro sguardo fulmina, Lo sguardo è una delle cose più espressive che noi abbiamo. E Gesù ha detto sempre nel Vangelo: la lucerna del corpo è l'occhio. È dall'occhio che si vede cosa c'è nella tua anima. È proprio dagli occhi, non dalle parole. Si legge negli occhi quello che c'è nella nostra anima, no? Come guardiamo. Verità sono i miei modi affabili, attraenti in mezzo a tanti nemici. E mentre mi odiano, li amo. E mentre vogliono darmi la morte, io voglio abbracciarli e dar loro la vita. Qui facciamo una bella preghiera, una meditazione per pensa a una persona che ti ha fatto tanto male. Se ce l'hai. Tanto. Ma pensa pure tanta la vita. Tu potresti dire in preghiera davanti a Gesù, non davanti agli uomini, pregandoci: io lo voglio abbracciare, io lo abbraccerei, Signore mio, mandamelo davanti e se te lo faccio vedere,
lo abbraccio, me lo stringo al cuore, è il mio migliore amico, non c'ho niente contro di lui, se possibile, anzi, lo, come dice la grande Santa Maria Coretti, nostra padre, lo voglio a fianco a me in paradiso. No, che noi, se qualcuno ci ha fatto qualcosa di storto, dice, meno lo vede meglio sto, le va mettere davanti agli occhi, pensiamo umanamente, no? No, quella che l'aveva presa a punte ruolate, Santa Maria Coletti, lo voglio accanto, non solo lo perdono, lo voglio accanto a me in paradiso. Allora attenzione, perché questa è vita nella divina volontà. Se non arriviamo qui, facciamolo l'atto preventivo e l'atto attuale, per carità. Ecco, e nemmeno scoraggiamoci se non ci siamo arrivati, d'accordo? Perché adesso questo non è meditazione a scopo depressivo. Ah, io non ci sono arrivato a queste cose, e allora a me è meglio che me sparo e lasciamo perdere, tanto è inutile che faccio atti preventivi e atti attuali. Qui io sto in alto mare, lasciamo perdere. Non è questo il fine, d'accordo? Non si lascia perdere. Però bisogna anche avere quella onestà, diciamo così, no? quella coerenza, quell'essere consapevoli che la sostanza della vita nella divina volontà è questa, è essere un altro Cristo, detto Alter Christus, dicevano i primi cristiani, in maniera che facevano molti fatti e poche chiacchiere, a differenza di noi che purtroppo facciamo tante chiacchiere e pochi fatti. Quindi bellissimo, mentre vogliono darmi la morte io voglio abbracciarli, ma quelli a Gesù volevano proprio dargli la morte, non era semplicemente, come dire, un'offesa, un insulto, una mancanza di garbo, una mancanza di rispetto, quelli lo volevano morto, lo volevano accide, lo volevano ammazzare, e glielo facevano proprio sentire, c'era proprio la sete del sangue, quindi crudele, quindi come delle iene famelliche, insomma, gli stavano intorno, no? Carichi di odio, insomma, di disprezzo, di livore, di più ne ha, più ne mette. E lui voleva abbracciarli, l'avrebbe abbracciati. Giuda l'avrebbe abbracciato, Caifa l'avrebbe abbracciato, facciamo un po' dei nomi e cognomi, Anna l'avrebbe abbracciato, i soldati che erano tormentati durante la notte l'avrebbe abbracciati, quelli che gli hanno messo i chiodi sulle mani li avrebbe abbracciati. Ecco perché i santi dicevano, mettiti a guardare il libro di Cristo, che lì ci trovi tutto, ci trovi. Quindi, questo aspetto, è vero che Gesù dice, la vita nella divina volontà va oltre, perché ti mostra come la mia divinità è vissuta la mia umanità, quindi fino ad oggi i santi hanno imitato la mia umanità, io adesso insegno a vivere secondo la mia divinità. Certo, ma continuando ad imitare la sua santissima umanità, perché la sua santissima umanità rimane comunque assolutamente normativa. È bellissimo qui. Verità sono le mie parole dignitose e piene di sapienza celeste. Cioè, come parla un figlio della divina volontà? Noi non possiamo parlare in maniera sboccacciata. Cioè, lasciamo perdere che adesso ormai è una moda, politici, spettacoli, anche a fasce orarie protette per bambini, film, serie TV, se non ci si mette almeno una volgarità, almeno una, sembra che non si faccia audience, si deve mettere per forza. Sono pochissime, come dire, le zone franche, se non si mette la volgarità o la scenetta un po' così, non si può fare un prodotto, chi lo sa perché, d'accordo? E poi, tra l'altro, molte altre cose, insomma. Ma le nostre parole devono essere piene di dignità. Dignità non è soltanto l'esclusione della volgarità, ma evidentemente che l'esclusione della volgarità ne costituisce un requisito essenziale. Non basta questo, per essere piena di sapienza in tutto, insomma. Però questo è certamente un componente fondamentale. Cioè, come parliamo, quello che diciamo, le espressioni che usiamo, non ci sono solo le volgarità, ci sono tante espressioni sconvenienti, no? Che è meglio non adoperarle. Ci sono modi di rivolgersi, fare discorsi sciocchi, discorsi inutili, la chiacchiera non è abitudine del figlio di Dio.
diverso, se io mi trovo in un contesto quando sto in mezzo alle persone per necessità, sappiamo per esempio, lo dicono i maestri di spirito, che è grande carità tenere la conversazione, no? Anche se verte su argomenti, se tu ti trovi in un contesto dove non ti puoi mettere a parlare di cose troppo grosse, no? Però stai a un pranzo, stai a una cena di lavoro, insomma, no? E tutti i maestri di spirito insegnano che è grande carità non scendere a discorsi bassi, però parlare del più e del meno, interessarsi del lavoro del prossimo, non so, della sua famiglia, delle cose belle che fa, delle sue esperienze di vita, cioè tenere la conversazione è un'opera squisita di carità. Quella non è, diciamo, abbiamo parlato di cose inutili, bisogna vedere perché l'hai fatto. È diverso che se prendi un telefono, fai una telefonata a un amico e cominci a parlare del più e del meno, di stupidaggini senza nessuna necessità. Quindi bisogna circostanziare anche le situazioni. Noi dobbiamo tutti imparare a fare bene i discernimenti, no? E perché Gesù, questo chi ama, facciamo una piccola commistione, ogni tanto le facciamo, no? Chi ama e conosce per esempio gli scritti di Maria Valtorta avrà notato quando Gesù lo invitavano a un banchetto e ci andava, non ci andava certamente per farsi una magnata come diciamo noi, ma ci andava perché era un momento di incontro con le persone e anche di comunicazione. Molte volte la Valtorta nota che lui stava a tavola, mangiava dignitosamente, signorilmente, nobilmente, e ascoltava, si interessava del fabbro, che ne so, del suo collega falegname, che hai fatto, che non hai fatto. Quindi senza mai esagerare, perché l'equilibrio, la misura c'era in tutto, ma Gesù non era un taciturno, cioè uno che tu lo invidi a pranzo, sta lì testa bassa, siccome sono santo non devo fare parole inutili, non parlo con nessuno. Questo non, in quel contesto non sarebbe una cosa buona. Poi si è fatto 40 giorni di penitenza nel deserto, allora in quei 40 giorni sicuramente ha praticato il silenzio assoluto, no? Quindi, ma non quando stai a tavola con le altre persone. Cerchiamo un attimo, ecco, sempre di circostanziare, anche di comprendere, no? Perché la nostra vita sia anche bella, autentica, no? Ecco, e invece poi c'è Erode. Quindi Gesù sta dicendo che gli avrebbe spiegato come la verità si vede dalla sua persona. Gesù ha detto: io sono la verità, guardami e capirai. San Paolo diceva ai suoi discepoli: tutto quello che avete visto fare a me è quello che dovete fare. Superbo San Paolo, è un'espressione forte questa qui, ma noi dovremmo metterci in condizioni di poter dire, non senza superbia, ma perché, certo, meglio non dirlo, è meglio che lo dica nostro Signore, insomma, no? Però si potrebbe dire, le persone che mi guardano dicevano buon esempio di come è una vita ispirata a stile cristiano, non dico sempre, in tutte le circostanze, ma fondamentalmente sì, oppure fondamentalmente no. Questa è una domanda da porsi nella meditazione. Chiaro che nessuno di noi può raggiungere le vette di Gesù o essere perfettissimo a questi livelli, no? Cioè, speriamo che qualcuno ce la faccia, insomma, auguri. Ecco. Però c'è uno stile predominante, no? Sostanziale. Invece Erode si era messa a fare l'istrione, d'accordo? Si era messa a fare il provocatore. Si era messo a chiedere un sacco di cose a Gesù, a fargli domande di curiosità, a sbeffeggiarlo un pochettino, fammi un po' un miracoletto davanti a me, ma tu non sei Dio, vediamo un po'. E Gesù non gli ha detto neanche una parola. Il che ci insegna che le domande di curiosità anche a Dio non si fanno, e non si va a indagare fuori di quello che lui ci ha donato e ci ha rivelato. La curiosità non è mai soddisfatta da Dio, non gli piace per niente. Però sì, non ha detto una parola, quindi Erode non se n'è andato perché avrebbe voluto ascoltare le risposte alle domande,
ma Gesù non gliel'ha dato, perché erano domande fatte con malignità e per curiosare. E Gesù dice a tutti: chi vuol sapere le cose sante con malignità e per curiosarle, io mi nascondo, non gliele dico. E mentre loro si vogliono fare beffe di me, sono io che mi faccio beffe di loro. Perché Gesù sta zitto, sta buono, insomma, no? In questa vita terrena, come dire, non si fanno resoconti. Ma dopo sì, però. E intanto, mentre tu apparentemente ti fai beffe di lui, in ogni caso, però, anche da Erode c'è stata la predica muta. Gesù lo spiega. Sguardo modesto, aria tutta piena di dolcezza, attenzione, dignità e nobiltà della mia stessa persona. I modi di fare nobiliari, dice, ma che Gesù era snob, che faceva il conte, il marchese? Assolutamente no, no? Non è questo il senso. Ma la nobiltà del tratto e dei modi sono cose divine. Abbiamo fatto prima l'esempio del mangiare, no? C'è modo e modo con cui si mangia, C'è un modo nobile di mangiare, signorile, e c'è un modo grezzo, come dire, molto mondano, ecco, diciamo, quasi peccaminoso, ecco, di strafoga, cioè, mangia velocemente, eccetera, eccetera, no? Ecco, noi mangiamo nobilmente, dignitosamente, dicendo tutti quanti ti amo al Signore, ringraziandolo per le cose buone che ci dona, mangiamo con misura, senza voracità, con moderazione, quindi senza impinzarci, eccetera, no? I modi, cioè chi incontra una persona che vive nella divina volontà deve incontrare il cielo, deve incontrare. Questi si chiamano libro di cielo, non libro di usi, costumi, abitudini mondane e villanzotte, insomma. Quindi c'è anche tutta questa dimensione. Cioè la nobiltà di Gesù non emergeva dallo snobismo, che non c'è niente a che fare con la vera nobiltà, o dalle vesti sontuose e regali, o dalle posate d'argento che c'aveva dentro i palazzi. Questi non sono tratti essenziali della nobiltà d'animo e di cuore, ma si vedono quando noi percepiamo. Abbiamo davanti una persona che ci viene da dire: ammazza questo, che gran signore o che gran signora che è, perché ne vediamo i modi belli. Sono cose belle, non sono cose brutte. Sono cose belle. È evidente che c'è un distacco, come c'è un distacco di quelle virtù eroiche di Gesù dalla vita comune. Ma chi è che vuole abbracciare chi lo vuole ammazzare? Ma se qualcuno vuole ammazzare, se c'è uno, si difende, ricambia, reagisce, no? Ecco. Noi no, però. Gesù no. Ecco. E così c'è un modo, insomma, di essere che è appunto divino. E la differenza si vede. E se differenza non si vede, fa niente, cioè pazienza, siamo ancora molto umani, camminiamo per diventare sempre meno umani e con l'aiuto della grazia sempre più divini. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo ascoltato queste meravigliosissime, bellissime cose che ti chiediamo di aiutare a fissare nella nostra anima e soprattutto a viverle. Abbiamo avuto una bellissima lezione, veramente, di vita divina oggi, sia per
gli atti portati nella divina volontà, sia per i comportamenti tutti divini, che alla scuola del tuo Gesù, che tu hai praticato con perfezione assoluta, tutti dobbiamo imparare. La tua grazia, la tua intercessione e il tuo aiuto ci precedano, ci accompagnino e ci confermino in questi santi propositi e nel nostro santo cammino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.